Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Storia dal Vecchio Mondo. In questa puntata finalmente concludiamo l'epopea dell'eresia di Horus attraverso gli occhi delle legioni che ne sono state le protagoniste e in questa puntata in particolare ci concentreremo sul personaggio più emblematico dell'intera storia dell'universo di Warhammer 40.000, ovvero sia l'immortale imperatore del genere umano e la sua legione dorata, l'Adeptus Custodes. La storia dell'imperatore del genere umano è una storia le cui radici affondano in un tempo precedente, di molto l'inizio dell'eresia di Horus e di molto l'inizio della storia umana. Infatti l'imperatore può datare la sua comparsa nella storia dell'umanità nell'anno 7000 a.C., in una sperduta regione dell'Anatolia. Ma prima di parlare della nascita dell'imperatore, occorre raccontare l'antefatto che ha portato alla creazione del più potente psionico della storia dell'umanità. Dovete sapere che nel corso della storia primordiale dell'umanità, alcuni individui abbastanza capaci di percepire il mondo oltre il velo avevano iniziato a sfruttare le pericolosissime correnti del warp per modificare ed alterare la realtà. Questi straordinari individui, che avevano in sé delle mutazioni che gli permettevano di percepire i venti del warp, iniziarono ad essere considerati capi, leader e capoclan delle prime enclavi umane che muovevano i primi passi sul territorio di quello che diventerà poi la Sacra Terra. Questi individui, che avevano la capacità, anche una volta morti, di sconfiggere la morte e reincarnarsi attraverso l'immaterium, iniziarono a capire che oltre il velo esisteva un nemico pericolosissimo, un nemico contro il quale la loro sola potenza non era sufficiente. Loro lo chiamarono il male primordiale, il mai nato, oggi noi lo conosciamo come il caos. Le quattro grandi potenze che abitavano nell'immaterium rappresentarono per questi sciamani, come avevano iniziato a farsi conoscere, il primo nemico che effettivamente era in grado di mettere in pericolo la sopravvivenza stessa dell'umanità, e quindi decisero di opporsi a questo nemico. Noi non sappiamo se forze esterne preesistenti, addirittura la razza umana, intervennero nell'orientare la scelta di questi potentissimi individui. Fatto sta che molti di questi sciamani, che erano in grado di superare il velo oltre la morte, decisero di unire e fondere le loro abilità e le loro conoscenze per creare un super individuo, una mente gestaltica che avrebbe rappresentato il più grande campione nella lotta dell'umanità contro il caos. 100 dei più potenti sciamani si riunirono in una valle all'interno della Sacra Terra e ritualmente liberarono la loro anima dai loro corpi. All'interno del warp le loro energie psioniche si incanalarono e si fusero, creando un'unica entità gestaltica che si incarnò in un bambino. Un anno dopo, 9 mesi dopo, in Anatolia, un bambino venne alla luce all'interno di un piccolo villaggio di una provincia dell'allora impero Ittita, che dominava appunto quella regione. Quel bambino sarebbe diventato, 40.000 anni dopo, l'immortale imperatore del genere umano. Il bambino da subito acquisì le straordinarie abilità degli sciamani che gli avevano dato vita e capì sin da subito che era necessario per l'umanità avere una guida che l'aiutasse a espandersi prima sul globo e poi nelle stelle. Questa cosa la capì da subito, infatti nei primi anni di vita, quando ancora appunto era un bambino, lo zio del padre dell'imperatore uccise appunto il padre dell'imperatore per una questione legata a possedimenti, per una questione legata a delle terre dove la tribù a cui faceva parte l'imperatore si era stabilita. L'imperatore capì che questo non poteva essere perdonato e con i suoi poteri psionici, che si stavano piano piano sviluppando, bloccò il cuore dello zio nel momento in cui si stavano officiando i riti funebri per il padre. In quel momento l'imperatore prese consapevolezza che esisteva la necessità di avere una guida per l'umanità e che quella guida era proprio lui. Sin da subito, con la sua gioventù, l'imperatore si prodigò per ritrovare e recuperare generali e altri personaggi che lo aiutassero nell'unificazione delle varie tribù. E in questo caso entrò in contatto con altri
psionici, con altri perpetui, cioè con altri sciamani che erano stati in grado di reincarnarsi ogni qualvolta il loro corpo veniva ucciso, e ritornare a nuova vita. In particolare furono due i personaggi che influirono grandemente sullo sviluppo dell'imperatore. La prima, la più importante, Erda, uno psionico e un perpetuo molto antico, forse addirittura più antico dell'imperatore stesso, con il quale l'imperatore strinse un legame indissolubile. C'è da dire che in quel periodo l'imperatore, come un signore della guerra qualunque che combatteva per espandere i domini della sua tribù, e si faceva chiamare Netu, ed è l'unico momento in cui noi abbiamo un ricordo del primo nome utilizzato dall'imperatore, che non sappiamo se sia effettivamente quello corretto o l'unico nome con il quale è conosciuto il signore del genere umano, si legò tantissimo a quest'altra psionica, anch'essa molto potente, e insieme iniziarono a guidare la loro tribù nelle varie guerre di espansione contro i nemici circostanti. All'imperatore però serviva un generale, un signore della guerra che guidasse il suo esercito, e lo trovò nella figura di Ollanius Persson. Ollanius Persson è uno psionico e un perpetuo, addirittura più antico dell'imperatore, benché i suoi poteri non rivaleggeranno mai con quelli del signore del genere umano, vantava una conoscenza molto più antica rispetto a quella dell'imperatore, addirittura di alcuni millenni precedenti. E in realtà Ollperson e l'imperatore strinsero un profondo legame di amicizia che lo portarono a diventare l'uno il signore della guerra dell'altro e l'altro il più eminente personaggio della storia della sua epoca. Tutto questo cambiò quando l'imperatore scoprì nuovamente le tracce del suo antico nemico. Durante una guerra contro una colonia di studiosi nell'antica terra di Fenicia, l'imperatore rinvenì una torre piena di manoscritti e manuali che facevano riferimento all'antico nemico del genere umano, il Caos. A questo punto il rapporto tra l'imperatore e il suo più fidato generale si ruppe definitivamente, perché Ollperson decise di distruggere la torre, dare alle fiamme tutta la conoscenza che conteneva, mentre l'imperatore, forse per la lungimiranza che lo caratterizzava, decise di tenere per sé tutta la conoscenza custodita in quella torre e iniziò a studiarla. A questo punto l'imperatore iniziò a intraprendere un percorso molto più sinistro, che è quasi scomparso dalle cronache imperiali, ma che durante il racconto che vi sto per fare getterà una nuova luce, una nuova immagine su questo protagonista imprescindibile della storia di Warhammer 40.000. L'imperatore appunto iniziò a studiare il sapere proibito accumulato all'interno di questa torre e scoprì l'esistenza di questi quattro poteri, i cui poteri, se vogliamo, superavano il suo. L'imperatore era nato come campione dell'umanità contro il caos, ma l'imperatore, percependo di non avere potere a sufficienza per sfidare apertamente e distruggere i quattro grandi poteri, pensò bene di ingannarli. Nei secoli e nei millenni che si susseguirono, l'imperatore sparì e riapparve all'interno delle cronache del genere umano, rimanendo in disparte osservando l'espansione dell'umanità e la crescita dell'umanità sul globo, intervenendo nei momenti cardini della storia per affrontare nemici che l'umanità non era ancora in grado di affrontare. Ad esempio, durante la massima espansione dell'impero romano, l'imperatore, travestito da legionario, affrontò e sconfisse un'enorme bestia di entità sovrannaturale. Gli uomini della Terra la chiamavano drago. In realtà l'imperatore sapeva che quel drago era una scheggia di un Octan, di una creatura antichissima, precedente alla nascita dell'umanità, che aveva trovato rifugio nei deserti della Terra. Questa storia rimase nel mito collettivo, ne deriverà il mito di San Giorgio che sconfiggeva il drago, della storia dell'umanità. Nel frattempo però l'imperatore aveva imprigionato questa creatura e, sfruttando la sua conoscenza e anche la sua capacità di travalicare i confini dello spazio, aveva trascinato questa creatura sul suolo di Marte, dove riposerà per secoli e millenni fino a quando il culto Mechanicum non si installerà all'interno del pianeta rosso. Altre volte l'imperatore si mosse in maniera più, diciamo, in sordina, attraverso generali, attraverso apparì come profeti, come persone mistiche, che
piano piano iniziarono a orientare la direzione dell'umanità verso un punto dove l'imperatore era pronto a prenderne il controllo. Tuttavia, mentre l'umanità superava, passarono i millenni, durante l'oscura era della tecnologia, l'imperatore si sentì finalmente pronto a stringere un patto, perché all'imperatore mancava la conoscenza necessaria per dare adito agli altri passaggi del suo programma di liberazione dell'umanità dal caos. Accompagnato da un'altra perpetua, si recò sul mondo di Molech. Il mondo di Molech è un mondo molto particolare. Su quel mondo la barriera fisica che divide il materium dall'immaterium è molto sottile, e in un punto la popolazione locale aveva eretto quello che loro chiamavano il percorso degli dèi. Nel percorso degli dèi, che altro non è che una via privilegiata per accedere al regno del caos dove risiedono i quattro grandi poteri, l'imperatore si manifestò innanzi ai quattro e gli propose un patto. In cambio della conoscenza e del potere necessari a prendere il controllo della Terra e della galassia, l'imperatore avrebbe consegnato la galassia all'adorazione degli dèi del caos. Gli dèi del caos, il nemico primordiale, si nutrono delle emozioni umane, e quindi avere un'immensa popolazione come appunto quella dell'umanità in espansione, che in quel periodo storico aveva travalicato i confini della Terra e costruito colonie all'interno delle stelle, era un'occasione troppo ghiotta, e Tsinci, il grande manipolatore, in persona fornì all'imperatore il potere e la conoscenza necessaria per garantirgli la preminenza su tutti i leader della loro terra, che era in un periodo in cui le varie confederazioni e i vari clan si battevano per conquistare appunto la culla del genere umano. Con questo nuovo potere, con questa frazione del potere degli dei del caos, l'imperatore ritornò sulla Sacra Terra, dove assunse il manto di signore della guerra di uno dei molteplici clan e si prodigò per portare la supremazia e per conquistare tutto il suolo della Sacra Terra. In questo venne aiutato da due personaggi che rimarranno emblematici lungo tutto il percorso dell'imperatore: Erda, come stavamo dicendo, che rimase sempre a fianco dell'imperatore, e il suo più fidato consigliere, Malkador. Malkador, di cui abbiamo già parlato, era anch'egli un personaggio molto interessante, anch'egli un perpetuo di lunghissima esperienza, con un potere psionico che rivaleggiava con il potere dell'imperatore. Anzi, nella galassia, era il secondo psionico per potenza, secondo soltanto al signore del genere umano. Malkador e l'imperatore iniziarono a dar vita ad un progetto straordinario, la creazione di una forza in grado di rivaleggiare con tutte le altre forze presenti sulla Terra. Iniziò così, parallelamente, la creazione dei Thunder Warrior, degli umani geneticamente modificati, e in parallelo l'imperatore si dedicò alla costruzione del suo esercito personale, i migliori guerrieri del genere umano, i suoi custodes. La creazione dei Thunder Warrior fu una creazione molto lenta e difficoltosa, vi parteciparono i migliori genetisti che l'imperatore era in grado di reclutare, e mentre per i Custodes, utilizzando molto probabilmente i poteri acquisiti nel suo patto con gli Dei del Caos, l'imperatore lavorò personalmente. Ogni Custodes è stato il frutto di un intervento diretto da parte dell'imperatore, fino a comporre un esercito di 10.000 guerrieri, una legione di 10.000 guerrieri, che sarebbe rimasta sempre a fianco del signore del genere umano. Primo fra tutti i custodes, l'imperatore creò un guerriero dalle abilità impareggiabili e dalla fedeltà cieca alla volontà del suo signore. Lo chiamò Valdor, Constantin Valdor, e fu il primo stampino sulla base del quale l'imperatore ragionò di creare altri guerrieri potenziati come lui, che però avessero libero arbitrio, intelletto. L'imperatore sognava di avere dei generali che lo aiutassero nella costruzione del suo impero. Con i Thunder Warrior, quindi il nuovo ritrovato tecnologico, e i suoi custodes, l'imperatore iniziò quelle che nella storia del genere umano vengono chiamate le guerre di unificazione. L'imperatore, come nuovo pretendente al trono della Sacra Terra, iniziò a espandersi e a conquistare
i vari clan e i vari signori della guerra che gli opposero resistenza. Famosissime furono le sue battaglie contro il cardinale Tang, uno dei signori della guerra che governava l'intera regione dell'Asia, mentre in realtà alcuni dei signori della guerra, oltre a quelli che si allearono all'imperatore, gli opposero una strenua resistenza. I due più importanti signori della guerra che si opposero all'imperatore furono Nartan Dum e Mulan Sen. La differenza tra gli altri signori della guerra, che vennero letteralmente schiacciati dalla potenza delle armate imperiali, fu che Nartan Dum e Mulan Sen avevano intrapreso lo stesso percorso dell'imperatore. Infatti, anche questi signori della guerra erano ferventi adoratori del caos e avevano dalla loro la capacità di imbrigliare l'energia del warp attraverso patti e sacrifici con le potenze dell'immaterium. La guerra dell'imperatore contro questi due tiranni fu estremamente sanguinosa e portò allo scontro tra dei Thunder Warrior con nemici all'altezza della loro forza. In realtà l'imperatore, e questo è ancora un aspetto molto controverso, nei confronti degli signori della guerra, anche degli adoratori del caos, ebbe un atteggiamento molto comprensivo. Tutti i signori della guerra che si opposero all'imperatore vennero imprigionati, ma non giustiziati, perché l'imperatore era desideroso di apprendere degli aspetti dei grandi poteri che lui non era ancora riuscito a comprendere. Infatti tutti i nemici dell'imperatore vennero risparmiati tranne uno, tranne il signore della guerra Nartan Dum, che era il più astuto, il più sagace degli avversari dell'imperatore, quello che gli aveva dato più filo da torcere. Durante la battaglia finale, Nartan Dum e l'imperatore si incontrarono, perché l'imperatore guidava personalmente i suoi custodes con il campione Constantin Valdor, e Nartan Dum disse all'imperatore che se lui fosse sopravvissuto avrebbe rivelato al mondo la vera natura del patto che l'imperatore aveva stretto con i quattro grandi poteri, che era lo stesso patto che aveva stretto Nartan Dum, condannando di fatto la popolazione della Terra a vedere nel loro presunto liberatore nient'altro che un tiranno, anzi, un tiranno molto più pericoloso degli altri. Questo l'imperatore non poteva permetterlo, e quindi fu l'unico caso in cui l'imperatore personalmente giustiziò Nartan Dum. Per paura delle rivelazioni che questo potentissimo signore della guerra sarebbe stato in grado di fare. Una volta conquistato il suolo della Sacra Terra e distrutto ogni sacca di resistenza, l'imperatore diede vita al nuovo passaggio della sua missione: conquistare le stelle. Con i suoi genetisti, ed in particolare con la dottoressa Amara Astartes, avevano iniziato un nuovo progetto, un progetto in grado di soppiantare i guerrieri del tuono con un esercito che poteva essere prodotto in massa, migliore, più corazzato, più veloce, meno incline ad essere soggetto a mutazioni incontrollate e in grado di portare l'umanità attraverso le stelle. L'imperatore, con la conoscenza acquisita su Molech, diede vita, combinando i suoi immensi poteri psionici, il suo seme genetico e il seme genetico di Erda, che era rimasta sempre a fianco all'imperatore, per creare 20 individui soprannaturali. Sarebbero stati il pinnacolo della sua creazione, i generali che lui stava sognando, che avrebbero portato la luce dell'Imperium nella galassia. Ovviamente a questo punto l'imperatore aveva già iniziato a tradire gli dei del caos, aveva già iniziato a pensare di soppiantare il culto degli dei del caos, il patto che aveva promesso ai quattro poteri, con un'altra verità: che nella galassia non esistesse nessun tipo di divinità, che soltanto l'umanità col suo libero arbitrio sarebbe stata in grado di conquistare le stelle e mantenere le stelle, di riunificare l'umanità che si era dispersa nei secoli e nei millenni precedenti. Ovviamente gli dei del caos reagirono malissimo a questo tradimento da parte del loro campione, che loro anche loro avevano sponsorizzato come tale. In molti pianeti, molte culture e civiltà era stato preannunciato l'arrivo di un imponente guerriero dorato che sarebbe stato l'araldo dei quattro poteri, che avrebbe portato la loro voce nella galassia. Questo fu particolarmente vero su Colchis, dove la popolazione intravide prima in Lorgar Aurelian, che assomigliava moltissimo all'imperatore, e poi nell'imperatore stesso, non l'anatema per il caos, ma il loro rappresentante, il loro campione. Ovviamente con il tradimento dell'imperatore tutto questo cambiò.
idee del caos si attivarono immediatamente per corrompere e distruggere il lavoro dell'imperatore. E in questo, seppur inconsapevolmente, furono aiutati da un lato da Erda e dall'altro dalla dottoressa Astarte. La prima si rese conto che il disegno dell'imperatore era troppo grande, c'era qualcosa che l'imperatore teneva nascosto anche alla sua più fidata consigliera, e quindi si impegnò per disperdere i primarchi, i suoi figli, perché se l'imperatore è il padre dei primarchi, Erda sicuramente ne è la madre, per disperdere i figli dell'imperatore in tutta la galassia. Dall'altra parte, la dottoressa Astarte ebbe un'altra amara sorpresa. L'imperatore possedeva della tecnologia tale, che aveva già impiegato con i Custodes, che avevano reso la creazione dei Thunder Warrior una creazione monca, destinata alla distruzione. Cosa che puntualmente avvenne. L'ultima battaglia delle guerre di unificazione si svolse sul monte Ararat, un monte che l'imperatore conosceva bene, che aveva già utilizzato nel passato come punto cruciale di alcune sue sottotrame, e che in realtà vide protagonisti i guerrieri del tuono contro un nemico che loro non potevano sperare di sconfiggere, la legione dorata dell'Adeptus Custodes, capitanata da Constantin Baldor. I guerrieri del tuono nel disegno dell'imperatore dovevano rappresentare un passaggio, uno strumento per raggiungere uno scopo, che era l'unificazione della Terra. Dopo sarebbero stati inutili. Soltanto l'imperatore e i suoi custodes dovevano rimanere come forza combattente, e questi guerrieri dovevano essere eliminati, cosa che i custodes svolsero con brutale efficienza. Nessuno dei Thunder Warrior, o pochissimi Thunder Warrior, rimasero, sopravvissero a questo scontro, e di loro rimase soltanto la leggenda dell'ultima eroica difesa degli Thunder Warrior contro i nemici dell'umanità. Nemici che però erano molto più vicini rispetto a quelli che erano stati rappresentati nei disegni e nei poemi scritti per celebrare la loro sconfitta. Una volta eliminati i Thunder Warrior, la dottoressa Astarte capì che gli Space Marine avrebbero subito un fato simile, e quindi le sue creazioni sarebbero state utilizzate e poi scartate quando non fossero state più utili, e quindi si prodigò per distruggerle. Tuttavia il suo tentativo fu vano, e l'imperatore, rinominando ironicamente i guerrieri che avrebbe creato con il codice genetico dei 20 primarchi che lui aveva costruito, li rinominò Legiones Astartes, in onore appunto della dottoressa che per prima aveva iniziato a sperimentare le combinazioni di genoma. Con l'unificazione della Terra e un nuovo esercito pronto e da prodotto già in massa, l'imperatore pose il suo sguardo nella più vasta galassia. Dapprima conquistò la Luna attraverso i guerrieri della 16ª legione, che ancora non erano stati riuniti al loro primarca, al loro esempio e alla loro epitome, e iniziò a conquistare piano piano i pianeti del sistema solare. Con Marte, dove l'umanità aveva prosperato, e con le conoscenze del dragone del vuoto che era sepolto sotto il suolo marziano, aveva costruito un impero che rivaleggiava con quello della Terra, l'imperatore strinse un patto. Il Trattato del Monte Olimpo sancì che all'aquila imperiale, che era il simbolo dell'imperatore con una sola testa, si aggiungesse un'altra testa, l'altra testa dell'Adeptus Mechanicus. Venne garantito a Marte completa autonomia. Il Fabricator Generale divenne una persona influentissima all'interno del neonato Imperium e fornì ai guerrieri del genere umano la tecnologia che gli mancava per intraprendere il viaggio all'interno delle stelle. Più importante ancora, fornì al genere umano lo strumento più importante per conquistare gli altri pianeti, le legioni di Titani. Gli dei macchina, incarnazioni del Dio, dell'Omnissia, portarono i guerrieri dell'umanità a un nuovo livello di esperienza bellica. Queste immense costruzioni erano qualcosa che nessuno dei nemici dell'umanità aveva mai sperimentato, e che si resero necessari per la distruzione di molti dei nemici degli Xeno che opposero resistenza alle forze in espansione del genere umano. Con questi nuovi guerrieri, con queste nuove macchine, l'imperatore lanciò la sua grande crociata. Un periodo che durerà 200 anni e che rappresenterà il momento di massima espansione del genere umano all'interno delle stelle. Tuttavia, l'antico nemico non era rimasto inerte.
Si dice che tutti e 20 primarchi vennero in qualche modo corrotti attraverso il loro salto all'interno dell'immaterium. Molti riportarono mutazioni fisiche, ad esempio il primarca della nona legione, Sanguinius, è l'esempio più lampante, infatti aveva le ali, un tratto che probabilmente i genetisti dell'imperatore non avevano previsto di infondere in questo primarca. Per molti altri la corruzione del caos fu psicologica. Molti degli altri primarchi si rivelarono instabili, alcuni erano inclini a scatti d'ira, altri invece iniziarono a studiare lo stesso grande nemico che aveva iniziato a studiare l'imperatore. E questo l'imperatore non poteva tollerarlo. L'imperatore aveva bisogno di generali e benché nei confronti dei primarchi si rappresentò sempre come il loro padre, Constantin Valdor diceva che questo suo atteggiamento fosse un modo per dare un senso di umanità nei loro figli, umanità del quale l'imperatore era del tutto privo, ognuno dei quali era arrivato ad un ruolo di preminenza all'interno della società dove la capsula criogenica che li conteneva li aveva fatti atterrare. L'imperatore pose rapidamente i suoi nuovi generali alla testa delle legioni e pian piano i guerrieri del genere umano iniziarono a riconquistare le stelle. Ovviamente l'imperatore non aveva intenzione di guidare personalmente questa grande crociata per tutto il tempo della sua espansione. Infatti l'imperatore stava lavorando segretamente ad un altro progetto. Un progetto che alla fine delle guerre di unificazione aveva scoperto quasi per caso sotto la montagna dell'Himalaya, sotto la catena montuosa dell'Himalaya. Scavando sotto questa immensa montagna, l'imperatore scoprì un accesso secondario alla rete degli Eldar, un passaggio che è in grado di portare un esercito, un solo individuo, in pochissimi istanti da un lato all'altro della galassia. Cosa più importante, la rete, che è tuttora utilizzata dalla razza Eldar, è un passaggio parallelo all'utilizzo del warp. L'utilizzo del warp è dove abitano gli dei del caos e quindi il passaggio attraverso il reame dell'immaterium avrebbe in se stesso generato della potenza, del potere ai predatori che ne abitavano gli abissi. La rete avrebbe consentito all'imperatore di sganciarsi definitivamente da questa sudditanza agli dei del caos e quindi di affamarli, perché nonostante tutto la verità imperiale stava andando avanti e molti pianeti che adoravano questi grandi poteri venivano privati della loro fonte religiosa e quindi il caos veniva privato della sua influenza. La rete avrebbe significato un altro passaggio in questa direzione e gli dei del caos non potevano permetterlo. A questo punto gli dei del caos iniziarono a pensare di corrompere uno dei figli dell'imperatore e la loro scelta ricadde sul guerriero che l'imperatore aveva sbandierato come il primo primarca a essere stato ritrovato e il suo figlio prediletto, Horus Lupercal, primarca della 16ª legione. Attraverso un'arma demoniaca e il ferimento di Horus e l'intervento di un culto sul pianeta di Davin che adorava gli dei del caos, i poteri dell'immaterium possedettero il corpo di Horus Lupercal, il quale rinacque come avatar degli dei del caos, in quanto benché il loro potere fosse molto forte, l'imperatore non era in grado di essere danneggiato fisicamente dagli dei del caos. Gli occorreva un campione, gli occorreva uno strumento. Quello strumento fu Horus Lupercal. Mentre l'imperatore, insieme ai suoi custodes, si dedicava alla ristrutturazione della parte della rete degli Eldar, che era sotto il palazzo imperiale dove l'imperatore stava costruendo il suo seggio del potere, Horus, che nel frattempo era stato nominato signore della guerra del genere umano, secondo solo all'imperatore, si ribellò e giurò fedeltà al caos. In quel momento un altro primarca dell'imperatore, Magnus il Rosso, inconsapevolmente aprì il varco alla più grande guerra che si sia mai combattuta sulla Terra sin da fino all'eresia di Horus. Infatti, nel tentativo di avvisare l'imperatore del tradimento del suo figlio prediletto, il potere di Magnus il Rosso distrusse le difese psioniche del palazzo imperiale facendo crollare la rete degli Eldar, dove migliaia di magos dell'Adeptus Mechanicum stavano lavorando e un'intera fenditura si aprì sotto il palazzo imperiale.
Miliardi e miliardi di demoni, le creature che vivono nell'immaterium, si riversarono all'interno di questa fenditura, e solo l'intervento della Legione Dorata, dell'Adeptus Custodes, riuscì a trattenere le orde demoniache abbastanza a lungo da sigillare la fenditura. Il modo con il quale l'imperatore sigillò questa fenditura è famosissimo tutt'oggi. All'interno di un sistema in grado di convogliare le energie psioniche di moltissimi psionici, l'imperatore creò una sorta di scudo, una sorta di barriera per prevenire l'invasione demoniaca sulla Terra. Questo strumento è passato alla storia col nome di Trono d'Oro. E, nelle intenzioni dell'imperatore, doveva essere alimentato dall'immenso potenziale psionico addirittura di Magnus il Rosso. Ovviamente l'imperatore si era guardato bene dal dare questa informazione al figlio perduto. Mentre l'eresia si espandeva nella galassia, Space Marine combatté contro Space Marine. Horus e le legioni, metà dell'intero Pantheon dell'Adeptus Astartes, si rivoltarono gli uni contro gli altri, fino a quando le flotte dell'arcitraditore, come venne definito Horus Lupercal, campione degli dei del caos, si riversarono all'interno del sistema solare. A quel punto l'imperatore aveva già speso molta della sua forza combattente migliore, ossia i Custodes, per tenere a bada i demoni del Warp, e si preparò insieme ai suoi primarchi sopravvissuti a difendere il palazzo imperiale, cuore del suo potere, centro di comando dell'intera espansione dell'umanità. La culla dell'umanità, la Sacra Terra, era in pericolo. Se l'imperatore e i suoi guerrieri fossero caduti, una nuova era per l'umanità sotto il giogo degli dei del caos si sarebbe aperta per i sopravvissuti. Soltanto il più straordinario coraggio avrebbe impedito al caos di vincere e dominare sulle rovine fumanti della culla del genere umano. Durante l'epica battaglia della Sacra Terra, Horus riversò sul mondo natale dell'umanità tutta la malvagità, tutta la sua frustrazione. Tuttavia, i difensori del palazzo ressero abbastanza a lungo da consentire alle altre forze imperiali di filtrare nell'Imperium e di dirigersi verso la Sacra Terra. All'apice della distruzione del palazzo imperiale, quando un pugno di difensori si ergeva contro le forze ormai allo stremo dei traditori, filtrò la notizia che ben tre legioni di Space Marine, al completo, quindi altri tre primarchi lealisti, si stavano riversando sul luogo dello scontro. I più vicini erano i lupi siderali di Lemar Rass e gli angeli oscuri di Lionel Johnson, la prima della legione Astartes, dove l'imperatore aveva lavorato più alacremente. Indietro stavano per unirsi allo scontro gli Ultramarine di Robot Gilliman, la più numerosa delle legioni Astartes, che avrebbe inevitabilmente cambiato l'ago della bilancia a favore dei lealisti. Horus sapeva che soltanto un gesto disperato poteva svoltare, far vincere la battaglia alle forze del caos. Un confronto diretto col suo padre genetico e con il suo creatore. Il signore della guerra abbassò gli scudi della sua nave comando, la Spirito Vendicativo, Vengeful Spirits, e invitò personalmente l'imperatore del genere umano a teletrasportarsi a bordo e sfidarlo in un ultimo epico scontro. L'imperatore, Sanguinius e Rogal Dorn, insieme ai loro custodes, alle loro guardie del corpo, si precipitarono sul ponte della Vengeful Spirits. In quel momento Horus ebbe l'ultimo confronto con Sanguinius, con il suo migliore amico, con la voce della sua coscienza, ma il potere del caos era troppo forte. Horus non se ne rese neanche conto e uccise il suo fratello prediletto e lo strangolò ai piedi del trono che le potenze del caos gli avevano donato. Quello che accadde dopo rimase nella leggenda. L'imperatore in persona si scontrò con il suo figlio prediletto e gli dei del caos usarono tutto il loro potere per potenziare il loro campione. Lo scontro avvenne a livello fisico, psionico e mentale, e i due più grandi esseri del genere umano si sforzarono di avere la meglio l'uno sull'altro usando tutte le armi a loro disposizione. Dapprima Horus si dimostrò superiore, il potere del caos era troppo forte per essere fermato, fino a quando, nell'epico scontro con l'imperatore, si intromise un altro soggetto.
all person, l'individuo che da sempre era rimasto dietro le quinte della storia dell'umanità, si interpose tra Horus e l'imperatore cercando di far ragionare il campione del caos. Ovviamente, benché all person fosse enormemente antico a quel suo punto della storia, il suo potere era soltanto una frazione rispetto a quello di Horus. E Horus, con un attacco psionico potenziato dalla furia del caos, incenerì dapprima il corpo e poi l'anima di questo antichissimo perpetuo. Questo eroico sacrificio diede il tempo all'imperatore di incanalare tutto il suo potere in una lancia di luce col quale trafiggere il corpo del suo figlio prediletto. Mentre Horus giaceva morente sul suolo ardente della Vengeful Spirit, il potere del caos abbandonò il corpo del suo campione. Anzi, il potere che l'imperatore sprigionò in quello scontro era tale che gli dei del caos temettero per la loro distruzione, abbandonando il loro avatar. A questo punto l'imperatore non ebbe altra scelta, il potere del caos sarebbe ritornato, la minaccia del caos non si sarebbe mai fermata e uccise Horus. Con la morte del traditore, colui che per primo aveva issato la bandiera della ribellione, le altre forze del Signore della Guerra si ritirarono sulla Sacra Terra, lasciandola nulla di più che un guscio devastato. Però il palazzo imperiale non era stato violato. Nelle segrete i custodes combatterono ancora contro i demoni, fino a quando Rogal Dorn riportò all'interno del meccanismo del Trono d'Oro la forma mutilata del Signore del Genere Umano. In quel momento l'imperatore sussurrò le ultime parole che le sue labbra mortali lasceranno ad imperitura memoria, ossia: il caos ritornerà, siate forti, siate fedeli e siate vigili. Da quel momento l'imperatore non parlerà mai più, se non attraverso i suoi custodes e i suoi emissari, iniziando una nuova era dell'espansione dell'umanità, perché se l'imperatore aveva cessato di esistere come corpo fisico, il suo immenso potenziale psionico sarebbe stato incanalato all'interno dell'Astronomicon, una lancia di luce con la quale l'intero Imperium avrebbe utilizzato come faro per orientarsi all'interno del warp. Ed è lì, da 10.000 anni, che l'imperatore vigila sul suo trono d'oro per guidare le flotte dell'Imperium all'interno della galassia. A questo punto la vita dell'imperatore, da fatti e entità concrete, travalicherà nel mito. Venne creata una chiesa per adorare e venerare l'imperatore, che da quel momento in poi, col suo sacrificio per salvare la galassia, diventò non più l'imperatore ma il dio imperatore del genere umano. Venne creata un'ecclesiarchia, un organo dall'immenso potere politico per diffondere il verbo dell'imperatore. L'imperatore venne deificato e attraverso l'adorazione dell'imperatore, l'imperatore rimase impresso nella memoria collettiva dell'umanità. L'unica cosa che l'imperatore non voleva nel suo passaggio per la conquista delle stelle. L'imperatore, da fermo sostenitore della verità scientifica e della verità imperiale, diventerà l'avatar incarnato di un nuovo dio, di un nuovo potere in grado di rivaleggiare con il potere degli dei del caos, che era quello che l'imperatore di fatto non voleva. Da quel momento, per i 10.000 anni successivi, l'imperatore è rimasto tumulato all'interno degli arcani meccanismi del Trono d'Oro, all'interno del quale, per sostentarlo, vengono sacrificati ogni giorno un migliaio di psionici che in tutta la galassia vengono ricercati e offerti come tributo all'insaziabile Signore del Genere Umano. Il tutto per consentire alla galassia di sopravvivere alla marea di orrori che la attanagliano, perché i traditori, gli Space Marine del Caos che avevano seguito Horus, non erano scomparsi. I nemici dell'imperatore non erano stati distrutti come l'imperatore aveva voluto, e nuovi nemici, i Necron, entità antichissime, i tiranni di una specie che l'imperatore non aveva neanche previsto, si stanno riversando nella galassia, rendendo la presenza dei guerrieri del genere umano, degli Space Marine e della nuova variante degli Space Marine Primaris, l'Adeptus Custodes, che non è stato mai disciolto, e tutte le altre forze dell'Imperium unite più che mai sotto la bandiera di quello che oggi è conosciuto come l'immortale imperatore del genere umano. Questo video racconta la storia ufficiale dell'imperatore del genere umano.
A fianco alla storia ufficiale che vi ho raccontato, che ha delle parti di ombra ovviamente, la parte relativa alla creazione del progetto delle legioni, alla creazione successiva da parte di Robot Gilliman, primarca degli Ultramarine, e di Belisarius Cole, di una nuova forza di Space Marine, gli Space Marine Primaris, si accompagna a una storia molto più sinistra. Nel prossimo episodio, infatti, ci concentreremo sulla storia segreta dell'imperatore del genere umano, dal progetto Trifoglio alla scoperta del primarca Alpharius e dal piano dell'imperatore e di Malkador il Sigillita di creare una galassia per l'umanità che però non avrebbe contenuto più, se non in minima parte, la potenza che adesso ne rappresenta la più alta difesa, gli Space Marine dell'Adeptus Astartes. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e qualsiasi altra domanda, curiosità sul più grande personaggio di Warhammer 40.000, fatemelo sapere e ne discuteremo tranquillamente nei commenti. Come anticipato, la prossima puntata sarà una sorta di teorie sull'imperatore, le teorie oscure sul signore del genere umano, attraverso le quali getteremo una nuova luce sulla più importante figura del panorama di Warhammer 40.000. Grazie a tutti per averci seguito e alla prossima puntata! Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, anche la Guida Galattica per Modellisti si unisce al dolore e al cordoglio per la perdita dell'immenso Piero Angela. Per anni e anni è stato il faro dell'Astronomican che ha guidato tutti quanti si sono approcciati alla divulgazione, chi più o chi meno, e anche noi indegnamente che abbiamo provato a raccontare gli universi di Warhammer 40.000, di Age of Sigmar, a divulgare il nostro hobby, dobbiamo tanto a questo immenso personaggio che sono sicuro ha lasciato il suo segno nella storia. Con la nostra opera, con quello che indegnamente abbiamo cercato di fare, speriamo di aver fatto la nostra piccola parte nel mondo della divulgazione. Grazie di tutto Piero, non sarai dimenticato, buon viaggio tra le stelle.